A Gorizia può festeggiare il recordman dell'ora Victor Campenaerts, ma quanta paura all'inizio della tappa per una caduta generale, tanti corridori coinvolti, neutralizzata per qualche momento la corsa. Ne fa le spese soprattutto Buchmann, che occupava il sesto posto della generale. L'abruzzese Giulio Ciccone guadagna così una posizione. Nella lunga fuga di giornata c'è anche Dario Cataldo, che alla fine chiude al sesto posto. Noi lo abbiamo ascoltato. Ma sapevo già che il percorso non era tanto adatto a me, perché comunque era molto molto esplosivo. I corridori che erano davanti erano tutti corridori che nelle classiche erano molto molto forti, quindi sapevo che sarebbe stata molto difficile, però comunque come squadra dobbiamo provarci tutti i giorni e stiamo correndo con grinta, stiamo correndo con la voglia di fare bene, quindi ogni giorno per provarci. Egan Bernal resta saldamente in maglia rossa, guadagna una posizione Giulio Ciccone che va a ridosso dei primi cinque. Domani si torna a salire con le Dolomiti, ma con l'incognita neve. Sopra i 2000 metri le condizioni potrebbero non essere favorevoli. Si scalerà il passo Pordò, il passo Fedaia e il passo Giau prima dell'arrivo a Cortina d'Ampezzo. E secondo te quella di domani è la giornata decisiva di questo giro? Non so, sicuramente sarà una giornata che sarà dura, però ancora ci sono altre tappe, no? Come Sega di Ala, Alpe di Mera, e vabbè, ci sono ancora tappe, quindi è ancora lungo questo giro.